Le proposte degli addetti ai lavori per il rilancio del sistema produttivo e culturale della provincia di Roma. Un comparto, quello dell'industria, dello spettacolo, tra i più importanti per il rilancio economico ed occupazionale del nostro territorio. Betty Beltrami. Uno Ecco. studio al riguardo del sistema produttivo culturale nella capitale e nella provincia di Roma. A discuterne la Casa delle Imprese in via Guglielmo Massaia e la Camera di Commercio di Roma, della quale fanno parte ANECH e AGIS e in collaborazione con CNA Cultura e Spettacolo. L'intento dell'iniziativa è quello di sottolineare il ruolo strategico che l'industria creativa, se opportunamente valorizzata e sostenuta, potrebbe diventare il volano per il rilancio economico ed occupazionale del nostro territorio. In un paese come l'Italia, e soprattutto a Roma, dove la cultura e l'arte sono predominanti in tutte le altre attività, concentrarsi su questo settore è una cosa molto importante in questo momento. Abbiamo bisogno urgentemente di un bando sulla digitalizzazione, quindi spero che questi tagli non subentrino anche al nostro settore, perché veramente se no, a partire da gennaio 2014 saranno veramente grandi problemi. E uno degli obiettivi è la possibilità di inaugurare una nuova stagione di confronto con politici e amministratori per arrivare quindi nei tempi più rapidi possibili ad un processo virtuoso che permetta di approntare le misure e le decisioni appropriate in una situazione di crisi che ancora continua a mordere. 42.730 imprese operano nella cultura, dando lavoro a 141.000 addetti, ma da 4 anni a questa parte la congiuntura sfavorevole ha determinato una flessione del valore aggiunto prodotto dalle imprese del settore pari al 3,5%. Conti alla mano, tutto questo si è tradotto con un calo degli occupati del 3,8%.